Qualificazioni ai prossimi campionati del mondo. Questi sono i risultati delle partite e la classifica di tutti i gironi. Ci colleghiamo con lo stadio per le formazioni delle squadre e la diretta della partita. Andiamo a vedere le formazioni delle squadre che scenderanno in campo. Vedremo se l'attacco dei padroni di casa si confermerà anche oggi il migliore del torneo contro la difesa ospite, la meno battuta finora. Gara che si preannuncia bollente, c'è solo un modo per scoprire chi vincerà: rimanere con noi. Un saluto agli amici all'ascolto, buone notizie almeno dal punto di vista del meteo, perché è veramente una serata gradevole, non c'è una nuvola. Un caloroso saluto da Piero Gipardi e Daniele Adani. Si rinnova ancora una volta l'appuntamento col campionato, squadre che partono come sempre a caccia dei tre punti. Di fronte Italia e Polonia. Ciao Pier, sai che io sono sempre disponibile quando c'è da assistere a una partita di calcio, e voi amici a casa ascoltate il mio consiglio, rimanete incollati al video, non ve ne pentirete. La mette in area, interviene bene e spazza Jorginho. Ottimo il tuffo del portiere Milik. Attenzione, perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Si oppone con sicurezza qui il portiere. Crossa nel mezzo. E c'è il gol! Sono già sul più uno! Rivediamo il corner dal quale è scaturito il gol, eccolo. Non impeccabile il portiere in questa occasione, si è fatto infilare lì sul suo palo. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! Parata straordinaria, come un gol! Serve Barella. Chiesa. Attacca la caccia del pari. E c'è il gol degli azzurri! Ecco la parità! Azione del gol da rivedere. Micidiale nell'uno contro uno. Ha saltato il proprio marcatore e poi ha infilato imparabilmente il portiere. Prova a calciare. Rete! Splendida rete! Conclusione da sotto misura che non ha lasciato scampo al portiere. Lo possiamo vedere meglio da questo replay. L'arbitro chiude qui il primo tempo.
Prima di ricollegarci per il secondo tempo, vediamo le statistiche della partita e le valutazioni dei giocatori. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Pallone che viene recuperato. Attacca l'Italia. L'arbitro non fischia, c'è il vantaggio per gli azzurri. Barella! Si oppone bene al tiro, ma non è finita. Ha sprecato il gol del doppio vantaggio. Non deve lasciarsi condizionare da questo errore. Rialzare la testa, pensare solo a dare il massimo come ha fatto finora. Ecco il tiro. Tiro respinto. È calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Italia. Possono allungare con questo rigore. E c'è il gol. Non ha sbagliato dal dischetto. Beh, i rigori sono sempre una guerra di nervi, tra chi li calcia e chi deve pararli. Nell'occasione il portiere ha provato ad anticipare le intenzioni dell'avversario battezzando un angolo e gli è andata male. Ci sono metri per andare. Può far male da lì. Scendi la respinta, palla ancora in gioco. E c'è il gol! Gol sulla respinta del portiere. Replay del gol, ecco, è stato rapido, si è avventato sulla respinta del portiere e l'ha messa dentro. Non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore, era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione, poi sai, se i compagni non gli danno una mano. Gara che entra nel rush finale con una grande Italia, quella che abbiamo ammirato fin qui. Cos'altro aggiungere, Pier, di fronte a una prestazione del genere? Hanno dominato, letteralmente. Non hanno lasciato nulla, forse un po' le briciole alla squadra avversaria. Oggi contro di loro credo che sarebbe stato difficile per chiunque portare a casa un risultato positivo. Perde un pallone pericoloso. Donnarumma dice di no. Finisce qui la partita, possono festeggiare per questa vittoria. Diciamo che ce l'aspettavamo, Pier. D'altronde sono la squadra che ha segnato più di tutte quest'anno e anche oggi ha dimostrato di poter trovare il gol con una certa facilità. Con un attacco del genere diventa tutto più facile. Vediamo insieme in grafica le statistiche della partita e chi è stato il migliore in campo. Questi sono i risultati delle partite e la classifica di tutti i gironi. Se hai guardato e ti è piaciuto questo video, metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. Arrivederci al prossimo episodio.